Cari amici, buongiorno. Questa è la coppia che vi avevo promesso. È perfettamente identica all'originale, tranne che per la lineatura, cioè quei piccoli segni fatti con il coltello da scriptorium che serviva a scrivere dritto e dentro a un determinato specchio di scrittura, le colonne. Erano dei segni leggerissimi che l'amanuense faceva e che qui non è riprodotto. Per cui a occhio nudo, se voi guardate l'originale, non li vedete questi segni. Dovete vederli con il polpastrello. Cioè allora toccando, sentite queste leggerissime, piccolissimi avvallamenti che erano le righe praticamente del manoscritto. Per il resto, esclusa la copertina ed escluso questo piccolo particolare, con l'occhio voi non riuscite a distinguere l'originale dalla copia. E l'hanno fatto molto bene. Per fare questo manoscritto, un gregge di pecore. Vi è chiaro? Quindi un 200-250 capi di bestiame, se non addirittura molti di più, forse anche 400 per questo codice, perché è molto consistente. Bene, l'originale del 350, questo è stato fatto una quindicina di anni fa. Don Renato lavora sempre in mezzo a queste robacce, per cui io puzzo di polvere, di pergamene. Quando il Papa Bergoglio ha detto voi dovete avere l'odore delle pecore, io ne ho, ce l'ho, ma di altro genere. Di altro genere. Bene. Questo sarà ciò che noi faremo oggi. Questo. Basta. Tutto lì. La storia della interpretazione della Bibbia è molto lunga. Si trova già dentro la Bibbia stessa. Se voi, per esempio, leggete il libro della Sapienza, il libro della Sapienza è una interpretazione del libro dell'Esodo. Parte del libro della Genesi e in gran parte del libro dell'Esodo. Ma questa interpretazione, il libro della Sapienza, è del 30 avanti Cristo. Il libro dell'Esodo, nella sua parte più antica, è stato scritto verso il 1000, nella sua parte più recente è stato scritto verso 580-590 avanti Cristo. Potrebbe essere anche verso il 520-510, sempre VI secolo comunque. Qualcuno oggi ha cominciato a dire in quest'ultimo tempo, ma forse potrebbe essere anche nel 490-480. Fin da allora dunque c'è il problema di come interpretare. Qual è il criterio con cui si interpreta? Molto spesso io ho sentito in vari gruppi, cattolici, non cattolici, un'espressione che ritengo proprio poco seria. Quando qualcuno legge per la prima volta il testo e dice «secondo me», mi fa prurito alle orecchie questa dicitura. No, secondo te è un Kaiser. Tu puoi dire il testo ha questo significato per questo motivo, quest'altro motivo, questo terzo motivo. Ma non puoi dire secondo me vuol dire niente. Perché quando tu offri l'interpretazione di un testo, hai dei perché per poter dire questo testo vuol dire questa cosa. E tu esprimi questi perché.
Se questi perché sono validi, la tua interpretazione è valida. Se questi perché non sono validi, la tua interpretazione è tua, te la tieni, te la mastichi, te la digerisci, ma non rovinare il mio orecchio. La storia è molto lunga, la vedremo dopo velocemente, ovviamente. Però nell'ultimo secolo i due documenti che hanno dato la virata radicale dell'interpretazione biblica sono questi due. Questo qui è un documento importantissimo perché per la prima volta nella Chiesa Cattolica, è un documento di Pio X secondo, per la prima volta si accetta in maniera completa tutto quanto l'apporto delle scienze storiche e linguistiche. Pensate che, tanto per fare un esempio, i generi letterari erano stati scoperti da Hermann Gunkel tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e questa scoperta aveva ridimensionato parecchio il concetto di storicità dei testi. Il Magistero della Chiesa si era irrigidito e aveva condannato quella branchia di biblisti, anche cattolici, che applicavano tutti questi criteri scientifici. Avete Pio X che se la prende a morte con il modernismo, perché così veniva chiamato. E questo periodo, dal 1908, quando il modernismo è stato condannato, fino al 1943, i biblisti cattolici sono stati sotto processo continuamente. È successa una cosa brutta. Sembrerebbe che un certo prete del sud, Don Dolindo Ruotolo, abbia scritto un pamphlet contro l'esegesi scientifica, dicendo che quel testo era stato approvato da Pio X secondo, mentre invece il fatto storico è stato molto semplice. Lui ha preso e l'ha spedito al Papa. Il fatto di averlo spedito non significa che sia stato approvato. Quando Pio X secondo viene avvisato di questo, va su tutte le furie, perché dice è falso. In questo testo si diceva l'unica lettura seria è quella spirituale, non occorre la filologia, non occorre la critica testuale, non occorre tutte quelle diavolerie, l'alta critica e compagnia bella. Bisogna tornare alla lettura di San Francesco, Lectio sine glossa, cioè una lettura senza nessun commento. E Pio X secondo, che era una persona di altissima cultura, dice no, questa è una boiata gigante, certo lui non ha detto questa parola, e molto irritato scrive nel maggio del 43 a tutti i vescovi, mettendoli in guardia da questa informazione falsa, perché questo Don Dolindo aveva spedito a tutti i vescovi questo libricino. E il Papa scrive, per l'amor di Dio, io non ho approvato niente, è falso, non fatelo girare in mezzo ai preti, e tantomeno in mezzo alla gente. Questo succedeva nel maggio del 43, in piena Seconda Guerra Mondiale. Nel settembre del 43, trovando la santa scusa di celebrare il mio amico San Girolamo, 30 settembre, scrive questa enciclica, la Divino Afflante Spiritu, dove lui, per la prima volta,
mette in riga tutti quanti gli strumenti storico-critico-scientifici, quindi di tipo filologico, linguistico, critico e via discorrendo, archeologia compresa, fila dentro tutto, dove dice il biblista cattolico deve adoperare queste metodologie. Passano appena 20 anni, se notate, e la Dei Verbum affronta problematiche nuove che in questi 20 anni si erano presentati, addirittura con una lungimiranza non indifferente, proietta gli studi biblici nel futuro fino ad oggi. Oggi la Dei Verbum risente degli anni che ha, perché sono tanti. Mezzo secolo per la scienza è un'eternità. Noi non dobbiamo dimenticarci che prima degli anni 40 gli antibiotici non c'erano. E quindi una broncopolmonite poteva essere fatale. Oggi vai in ambulatorio, il dottore ti dice, dice hai una broncopolmonite, e nessuno fa una piega, si sa che bisogna riguardarsi e prendere le cure che il dottore ti dà, ma oggi nessuno dice, oddio, sono candidato alla morte. Non sono passati tanti anni. Voi provate a pensare, noi qui abbiamo una cardiologa che fa l'eco, voi pensate negli anni 50 che Kaiser di eco facevano, non c'era. Io mi ricordo il mio vecchio papà, povero, auscultato dal dottor Bazzi, che era il cardiologo di allora, gli ha detto, Tony, lei ha 6 mesi di vita. Il vecchio è andato via felice per altri 33 anni. Ma erano questi gli strumenti che avevano. In mezzo secolo, pensate, il salto enorme che è stato fatto, anche a livello di conoscenza dei testi antichi, ma non solo biblici, anche i testi classici greci, i testi classici latini, non parliamo dei testi classici siriaci, copti, etiopici, per l'amor del cielo, sono stati fatti passi da gigante. Bene, la Dei Verbum, come ripeto, ci ha proiettato, non solo ci ha redenti da un passato, ma ci ha proiettato nel futuro, oggi come oggi, ripeto, scricchiola, però è stato sostituito da quel bellissimo testo, una Instructio post-sinodalis di Benedetto XVI, Verbum Domini, Dei Verbum, Domini Verbum, Verbum Domini, e la continuità di questo documento. Nel numero 12 di questo documento c'è la Magna Carta, eccola qua, della ermeneutica biblica. Proviamo a leggerlo insieme. Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, non bisogna mai dimenticarlo. Ha parlato alla maniera umana. E quindi questa maniera umana è il collo di bottiglia attraverso il quale passare per arrivare alla parola di Dio. Poiché Dio dunque nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo degli uomini alla maniera umana, l'interprete della Sacra Scrittura, per vedere bene ciò che egli Dio ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi in realtà hanno inteso significare e che cosa Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Sentite che è un italiano che non adoperiamo più. Ma quella volta era un italiano bellissimo.
cosa hanno inteso significare. Ma chi parla in questa maniera oggi? È un documento vecchio. Quello che è importante è cercare con attenzione l'intenzione dell'autore. Questa prima frase è devastante per tutti quei secondo me. Capite? Il secondo me qui viene incenerito, perché l'obiettivo non è il dire secondo te, ma cercare di capire che cosa ha inteso dire l'autore. Voi dite, ma Don Renato è una cosa semplice, tua nonna. Io con voi ricordo di aver fatto uno scherzo, di aver preso il primo capitolo di Amos, primo versetto di Amos, e in un versetto vi ho mostrato che ci sono quattro stratificazioni. In un versetto ho messo mano quattro di loro. In quattro epoche diverse. Allora la domanda è, se il testo va interpretato secondo l'intenzione dell'autore, quanti autori ho in quel testo? Quattro. Allora io devo cercare di capire cosa intendeva dire il primo autore, perché il secondo autore ha sentito il bisogno di fare un'aggiunta e che cosa intendeva dire lui con questa aggiunta più il testo dell'autore precedente, e la stessa operazione la ripeti con il terzo autore e con il quarto. Quando il biblista fa un po' il rompino, perché dice, ma guardate, il testo va stratificato a livello storico in questa maniera, alla gente viene l'orticaria. Adesso capite invece perché lo fa. Perché per noi è una cosa obbligatoriamente naturale. Altrimenti perdiamo i significati. Se voi trattate il testo come la pinza, cioè pst, tutto un dritto, leggete il testo all'epoca dell'ultimo redattore e perdete i significati precedenti. Ci siete? Questo che vi ho detto è legato a questo concetto. Adesso perdonatemi se vi angario. Vi anticipo qualche cosa che casomai approfondiremo nella seconda parte del nostro incontro. Gesù dice una parabola e io lo sto leggendo a livello di Luca. Il biblista arriva e vi dice, guarda che il capitolo 15 di Luca è pluristratificato. C'è un Gesù storico, c'è una prima redazione lucana, c'è una seconda redazione lucana. Quanti significati? Almeno tre. Gesù, prima redazione, seconda redazione. Questo lo si dice in rapporto a questo principio, cosa ha inteso dire l'autore. Adesso vi rompo questo schema. Gesù è il mittente, intradiegetico, diegesis vuol dire narrazione. Quindi Gesù aveva dei destinatari, narratari, narratore è lui, narratario è il destinatario. Parliamo il linguaggio di mamma,
mittente destinatario, perché il termine tecnico sarebbe narratore narratario. Wow, un paio di orecchi. Allora io ho nel testo il mittente intra diegetico e il destinatario extra diegetico. D'altra parte io ho il mittente extradiegetico, che è Luca, e il destinatario extradiegetico, che è il destinatario di Luca. E io dove sono? Io sono un altro destinatario extradiegetico che non ha la stessa cultura. Quanti significati ci sono? Mittente intra, destinatario intra, mittente extra, destinatario extra, destinatario extra che sono io. Prima quanti ne avevamo? Tre. Quanti significati ha questo testo? Capite perché è perfettamente beota quella affermazione che dice «Ma voi biblisti non siete d'accordo tra di voi?» Quando dipende da quale elemento tu scegli per interpretare in quel momento lì il testo. Se io scelgo il mittente intradiegetico mi viene fuori rosso. Se io scelgo il destinatario, mi viene fuori verde. Se io scelgo Luca, mi viene fuori giallo. Se io scelgo i greci che ascoltavano Luca, mi viene fuori blu. E se io scelgo la situazione attuale, mi viene fuori bianco. Questi cinque significati non sono contraddittori, ma sono complementari. Per cui se tu vuoi conoscere bene il significato di un testo, li dovresti passare in rassegna tutti cinque. Viene fuori una predica di 2 ore e mezza. E la gente dopo 12 minuti è satura. E le altre 2 ore e 18 minuti? Li faremo in paradiso. Capite che perciò ogni riflessione biblica che il biblista vi fa è sempre parziale. È sempre parziale, non è mai totalizzante, definitiva, perché ha 5 punti di vista diversi con cui collocarsi di fronte al testo. E questo lo abbiamo capito fino ad oggi. Figuriamoci che cosa avverrà fra 20 giorni, quando noi, fra 20 anni, quando noi saremo cuchi. Io sarò cuco a 86 anni, se esisto ancora. Bene, la Dei Verbum ha sottolineato questo aspetto, l'intenzione dell'autore, questo, che è il punto di partenza più saggio che si possa trovare. Poi tutte queste cose che io vi ho detto vengono dopo. Perciò a livello di processo interpretativo, prima si stabilisce la nascita del testo e i suoi completamenti e si vede in ogni momento quale cambio di significato c'è. Una volta finito questo lavoro si applicano i criteri della narratologia.